Bentrovati tifosi ferraresi per il nostro consueto appuntamento alla scoperta dei nostri avversari. Domenica saremo a Imola per la prima delle nostre due trasferte lontano da casa. La formazione di Coach Ticchi ha finalmente raccolto quello che finora aveva seminato, ma senza muovere la classifica dopo ottime partite, con 0 punti però a referto. Il duo Play Guardia è l'asse portante della squadra, è formato dai due giocatori americani, Travis Cole e Brandon Norfolk, che sono stati messi in discussione nelle prime giornate, ma che hanno risposto presente, con grande leadership e personalità contro Verona. Sono due giocatori frizzanti, che amano entusiasmare il pubblico con giocate a campo aperto, uno contro uno dal palleggio, quasi da campetto, palleggio resto tiro, anche da step back e conclusioni da fuori. La squadra di Tinky infatti è quella forse più simile a noi fra tutte, che ama giocare in campo aperto, correre in transizione, trovare tiri a 3 punti nei primi secondi, insomma, una partita sicuramente spettacolare quella che ci aspetta. La numero 3 è Norman Hassan, classe 90, che ha giocato con il nostro Ian Moreno, un tiratore scelto, che può far canestro e accendersi in ogni momento e da ogni posizione. La numero 4 l'esperienza di Alex Ranuzzi, un 4 undersized forse per la categoria, che non arriva a 2 metri, ma che promette grande fisicità, atletismo e soprattutto una grande garra in quella posizione, giocatore completo, molto bravo senza la palla, tagli backdoor, tagli dal lato debole con la palla in post degli altri, insomma, l'equilibratore forse di questa squadra. La numero 5, la classe e l'esperienza di Michele Maggiore, un giocatore che come altri in questo campionato ha bisogno di pochissime presentazioni, parla da sé la sua carriera. Dalla panchina, il giovane playmaker, classe 96, Tassinari, anche lui frizzante, campo aperto, grande difensore sulla palla. L'esperienza di Patrizio Prato, il vero leader forse di questa squadra, sempre in campo nei momenti di chiave, tiratore scelto anche lui da 3 punti, ma in grado di giocare uno contro uno con grande controllo del corpo. E infine Jacopo Borra, una vecchia conoscenza di Coach Tullo che l'ha avuto nelle ultime 2 stagioni a Roseto, giocatore in grado di accendersi in ogni momento al tiro e con ottime mani in post basso. Insomma, una squadra frizzante, una squadra reduce da una vittoria che sicuramente vorrà dare seguito al proprio momento positivo. Ci aspetta una trasferta difficile, sappiamo che i nostri tifosi si stanno organizzando per seguirci e anche stavolta chiediamo a gran voce il loro contributo e la loro passione e il loro carone.